fastidio. Ah, il rumore gli dà fastidio. Cosa c'è? Arriva. Ok. Complimenti, e poi raccontaci le emozioni, la vigilia, il presente. No, dai, la prima vittoria assoluta è sicuramente un'emozione unica, ecco, quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di essere qua, perché fino a una settimana fa non dovevamo esserci, quindi ringrazio il team e tutti i partner che ci hanno dato, ecco, questa possibilità. La gara è andata bene perché sapevamo che arrivavamo da un buon risultato al gioco, quindi sapevamo di avere un buon passo. Poi sapevamo che qua comunque il livello era molto alto, perché sia i locali, il CAFO che vengono tutti da fuori, Ilaria, tutti sono davvero forti, quindi non era sicuramente semplice. Però noi ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine e non abbiamo mai mollato, quindi dai, anche se l'ultimo ha preso una bella soddisfazione, con un po' di pioggia, e bene, dai, siamo contenti. Che cosa è scattato in te? Che cosa è cambiato, visto che nell'ultimo mese hai rivoluzionato i pronostici e hai fatto valere il tuo nome finalmente? Ma sai, numero uno! È all'inizio, quindi non è ancora tutto da fare, però forse mi è mancata sempre un po' di tranquillità in questi anni che forse mi serviva. Un po' di pressione, un po' tutto, però dai, sicuro questo è solo l'inizio, quindi non vuol dire niente, ecco. Speriamo di continuare di questo passo, sappiamo che poi arriveremo a Alba, che sarà nuova, e sarà molto difficile, però dai, noi ce la metteremo tutta, il pacchetto è davvero ottimo e vedremo. Senti, io non oso immaginare l'emozione di tuo padre, che lui, anche lui, qualche vittoria assoluta, dov'è? Chi la dedichi questa vittoria? Perché c'è papà che ti segue, il nonno qui è dedicato altre gare, altre prestazioni. A chi la dedichiamo questa prima vittoria assoluta? Ma no, dai, la dedico un po' a tutti quelli che in questo momento stanno credendo in me, ecco, perché comunque arrivo da periodi non facili e credere ancora a me, che comunque sono spesso stato soprannominato come molto falloso, e quindi quelli che credono ora in me, ecco, la dedico a loro perché ci vuole. Ecco, un ringraziamento speciale anche a Marco, perché siamo finiti in macchina insieme venerdì e il feeling è stato subito buono, quindi grazie anche a lui e complimenti anche a lui. Sul gradino più alto del podio salgono loro, gli alfieri della DP Autosport, scuderia New Turbo Mark, Luca Bottarelli, Marco Pollicino, i vincitori del nono Camugna Rally.
lo spumante, mentre la nostra Mara, la modella, la nostra Miss Sardegna può raggiungere la postazione del podio, perché tra poco ci sono, vai la foto con lo spumante, vai a rendere ancora più bella la foto, cara Mara, vai lì davanti. Ecco qui che siamo pronti per celebrare questo momento con tre vetture di Mara del Marchio Skoda, la casa della Repubblica Ceca, rappresentata in cima dalla DP Autosport, in seconda posizione della PR Racing, e poi dalla team Pan Bosca.